Amici di TVL Sport TVL, la più cordiale buonasera dal Pala Carrara, da Saverio Melegari, per questo nuovo impegno casalingo della Valentinas Camicette Bottegone nella nona giornata del girone di ritorno del gruppo A, campionato di Serie B di basket. In via Fermi l'avversario per la Valentinas Bottegone è la Computer Gross Empoli, o se meglio conosciuta anche come Use Empolese, squadra senz'altro rocciosa, molto dura anche da affrontare, molto fisica, che spesso e volentieri mette le partite proprio sul piano della lotta. E quindi Bottegone dovrà essere brava a abituarsi immediatamente a questi ritmi un po' simili a quelli che si sono visti nell'ultima sfida casalinga, nel derby perso dalla Valentinas dopo un overtime contro la Meridian Monsummano. Poi domenica scorsa Bottegone, seguita a Piombino da oltre 80 tifosi con un pullman organizzato anche per l'occasione, Valentinas che ha perso a Piombino di 5 punti, perdendo quindi lo scontro diretto per il sesto posto e anche facendosi ribaltare la differenza canestri rispetto al match di andata. Beppe Valerio ha diversi problemi per questo match, visto che fino a ieri sia Nicola Bongi, sia Gianluca Della Rosa e Andrea Barzanti letto con l'influenza, poi ovviamente sono stati tutti recuperati. I dubbi maggiori sono su Daniele Ganguzza, che anche lui ha un po' di raffreddore, ma soprattutto ha una brutta distorsione alla caviglia e molto difficilmente, a meno di clamorosi miracoli finali, non dovrebbe scendere in campo. Gli arbitri del match sono Marco Liberali di Milano e Giuseppe Langella di Vimercate, quindi tandem milanese dell'Interland per questa partita. Andiamo al salto a due, la novità in quintetto al posto di Barzanti per Bottegone è Leonardo Colombini, poi Lele Rossi, Nicola Bongi, Roberto Marconato e Pippo Giannini. Arriva subito un fallo dopo 7 secondi di Pippo Giannini, mentre per quanto riguarda Empoli, in campo con il numero 5 il capitano Daniele Mariotti e poi con il 18 Nobile, con il 10 Terrosi. Adesso la penetrazione di Mariotti che apre per la bomba che non va a segno, rimbalzo di Nobile che apre di nuovo per il numero 10, per Mariotti che va a segnare. Il resto del quintetto è con il numero 15 Ghizzani e poi con il numero 7 Daniele Sesoldi. E dunque il tiro è da due punti, 2-0 per la Computer Gross. Bongi in post basso per Marconato, braccato da due uomini, riapre per la tripla di Nicola che va subito a segno, 3-2, e dunque primo vantaggio Valentina. Sesso Marconato prova a far sentire la sua esperienza su Nobile, i due finiscono per terra e il pallone viene recuperato dalla Valentinas. Pippo Giannini manda a spasso, poi rischia i passi l'avversario diretto, Colombini si butta dentro e fallo in attacco. Gli arbitri ci hanno pensato un po' e poi alla fine si sono confrontati e il fischio penalizza dunque la Valentinas. Già due falli di squadra per i gialloneri e senz'altro da questi primi due fischi sembra che gli arbitri abbiano deciso di indirizzare il match al non far passare neanche gli spifferi. Nel frattempo però Bottegone va al terzo fallo di squadra, sempre con Colombini al secondo, quindi situazione abbastanza complessa. Adesso Empoli nel pitturato con Mariotti che sbaglia, rimbalzo lungo di Nicola Bongi, lo stesso Mariotti prova a rimontare su di lui, lo sbasso di Lele Rossi e fallo di Daniele Sesoldi, prima penalità anche per Empoli. Messa è per Colombini che trova poi il varco giusto e ne va a mettere due.
ci vorrà davvero un'ottima partita stasera ai colombini, vista la situazione complessa per quello che riguarda l'infermeria e magari anche di Fabio Cuccarese quando poi verrà chiamato in campo da coach Beppe Valerio. Nel frattempo Mariotti va fino in fondo, il ferro lo beffa, rimbalza ancora Nicola Bongi, fino a questo momento miglior rimbalzista da Valentinas, si apre per un tiro che non prende, vorrebbe spazio Marco Nato, braccato da Mariotti che a sua volta vorrebbe il fallo. Marco Nato ancora contro Mariotti, ne esce in qualche modo, prova a prendere il rimbalzo, alla fine sportellate e fallo del capitano. Bottegone già in bonus dopo due minuti e questa non è affatto una buona notizia. Empoli che supera comodamente la metà campo con Mariotti, viene a ricevere Ghizzani nell'angolo per Cesoldi, il tiro da due non va a segno, Bongi smanaccia ancora il rimbalzo su Mariotti, apertura per Colombini, prova a correre la Valentinas, post basso di Lele per Marconato, un attimo di indecisione, ancora sotto per Lele, tiro in allontanamento, sono due e prova a farsi sentire la Valentinas, 7-2. Ci poteva stare anche un contatto nei confronti di Lele, e adesso Nobile per il momento abbastanza fuori dal match. Ghizzani gira su Colombini, ovviamente non può difendere alla morte visto già i due falli commessi. Mariotti stavolta va nel traffico, la difesa di Bottegone si apre e 7-4. I punti di Empoli portano tutti la firma del suo capitano e anche miglior realizzatore nel campionato di Empoli. Empoli che è una squadra che segna relativamente poco, con 65-1 punti di media. Rossi prova a buttarsi dentro e va a trovare il secondo fallo anche di Sesoldi, quindi pareggiano i due di Colombini, solo che Empoli ha la possibilità di cambiare, Bottegone stasera no, e allora fuori Sesoldi, dentro il numero 16 Lorenzo, anzi chiedo scusa, Matteo Pierangeli. Colombini rischia la persa, Marconato 10 secondi sul cronometro, Bongi in angolo per la bomba di Pippo che non va, Rossi prova a smanacciare in balzo, alla fine il pallone finisce nelle mani di Ghizzani che riapre per lo stesso Mariotti, gira sul blocco di Nobile, apertura sul lato debole del campo, ancora rimbalzo Nicola Bongi, se non vado errato è già il quarto, il tiro sbagliato in precedenza era di Gianni Terrosi. Rossi per Colombini, viene a ricevere Pippo che si deve ancora accendere dopo 3 minuti e mezzo dall'inizio del match, ecco il mismatch con Nobile, forse fallo, alla fine poi sotto per Marconato, Nobile cala la mannaia. Per Bottegone ci saranno due tiri liberi con il capitano. Nel silenzio totale del Palacarrara, il primo va a segno, primo punto nel match per Roberto Marconato, stasera anche lui molto probabilmente costretto agli straordinari. Si va per il secondo, 2 su 2, si inizia bene anche dalla lunetta, 9-4, quando siamo al quarto di gioco, e adesso Empoli in avanti con Mariotti, il fallo Nicola Bongi, e dunque adesso si va a lunetta, vantaggio non di poco conto per Empoli, visto che sono trascorsi soltanto 4 minuti dall'inizio della sfida. Due liberi per Mariotti, sempre lui, fino a questo momento l'unico a bersaglio, sbaglia il primo tiro libero, sbaglia anche il secondo, beffato dal ferro, si rimane sul 9-4. Fa spazio per una bomba che non va a prendere, poi si apre per un tiro comodo solo fondo del secchiello per il capitano,
E dunque Bottegone prova a dare il primo strappetto al match. 11-4, Mariotti ancora beffato di nuovo dal ferro, tira soltanto lui per Empoli. Giannini braccato subito da Terrosi, ancora Nobile e Marconato, sportellate. Marconato prova a aprirsi per un altro tiro, vediamo cosa si inventa. Poi fuori per Rossi, Giannini chiuso nel varco, Lele ha paura del tiro, lo prende Marconato, non va a segno. Colombini non può smanacciare più di tanto. Rossi ha fatto un'apertura quando aveva spazio per andare a tirare per due punti comodi. Terrosi si mette in proprio, ancora rimbalzo di Nicola Bongi, che questa sera è il pivot aggiunto. Braccato da Mariotti, prova a portargli via il pallone, alla fine ci riesce, la rimessa è per Bottegone. Nicola forse distratto dalla presenza di Gianluca Della Rosa già sul cuo dei cambi. Dentro invece anche Daniele Ganguzza, e quindi ci smentisce la previsione iniziale. Meglio così ovviamente, vedremo poi quello che potrà dare in campo il numero 44 della Valentinas. A bordo campo stasera ancora in borghese, anche se faceva riscaldamento in curva prima nell'attesa dell'inizio del match Fiorello Toppo. Le previsioni dicono che dopo questo match, ricordiamo, poi ci sarà la sosta per le Final Four e Final Eight della Lega Nazionale Pallacanestro. Si riprenderà il 14 marzo, per Bottegone il 15 con la trasferta a Cecina. Fiorello potrebbe tornare in campo e quella senz'altro è una super notizia per la Valentinas. Nel frattempo tripla sbagliata da Matteo Pierangeli, Mariotti ha cercato di andare a recuperare il pallone senza riuscirci, e dunque sempre 11-4 con i 4 punti da una parte di Mariotti e dall'altra di Marconato come migliori marcatori del match fino a questo momento. Colombini, Giannini prova a uscire dai blocchi contro di lui, Lele da fermo mette 2 punti, 4 anche per lui, 13-4, time out inevitabile per Empoli. Riparte con il pallone nelle mani di Empoli, Mariotti di fronte a sé Gianluca Della Rosa, entrato in campo in precedenza al posto di Nicola Bongi. Terrosi viene a ricevere, poi si va nel pitturato per Pierangeli, riapre ancora fuori per Mariotti, tripla di Terrosi piuttosto corta, rimbalzo di Ganguzza, Della Rosa apre per Pippo. Ricordiamo Empoli che nel precedente turno ha perso al Palaverini e contro Monsommano. Pippo a spazio per la bomba che prende e stavolta finisce dentro. 16-4, Empoli di fatto non riesce a segnare, buon per la Valentinas. Si cerca insistentemente Mariotti, l'unico che sembra dentro il match. Ghizzani cerca ancora Nobile, pallaccia. Fioravanti è già pronto a cambiare. Barzanti è entrato in campo anche lui, subito la bomba, non va a segno. Ganguzza prova a smanacciare il rimbalzo. Fuori Ghizzani che ne ha combinate poche giuste. Dentro il numero 20 Tommaso Cappa, che ha già diversi minuti che si scaldava a bordo campo.
dunque per Mariotti, supera senza problemi la metà campo, 3 minuti alla fine di questo primo quarto, si apre per la bomba Pierangeli, stavolta va a segno, anche perché a forza di tentare tiri prima o poi qualcosa dentro ci finisce. 16-7 più 9 Valentinas della Rosa, tutti per terra tra Barzanti e Kappa, apertura per Giannini, prova a sfidare Terrosi, ancora un'altra bomba di Pippo, ma dentro anche questa. Pippo ci tiene molto a questa sfida, dopo quanto dopo le scaramucce che ci sono state nella partita di andata, non l'ha presa molto bene, soprattutto nel finale, qualche parola di troppo da parte della tifoseria e non solo di Empoli. Dall'altra parte Tommaso Kappa mette dentro i primi due punti del suo match, 18-9. Bottegone che in questo momento doppia Computer Gross Empoli. Della Rosa prova a sfidare Nobile, alla fine poi lo batte, prova a appoggiarsi al tabellone, non ci riesce, difesa un po' così di Empoli. Mariotti si passa il pallone sotto le gambe, spara da 3 punti, la mette lui la bomba, e stavolta il time out di Beppe Valerio sul 18-12 Valentinas. Questo parzialino di 5-0 tra il canestro di Kappa e la tripla di Mariotti riavvicinano Empoli. Della Rosa per Giannini, Marconato raddoppiato, Pippo a spazio per un'altra bomba, non va a segno. Ganguzza smanaccia a rimbalzo, ma più lesto di tutti è di nuovo Kappa, e allora Mariotti vuol far tutto da solo, si butta dentro contro Ganguzza, trova il canestro e trova anche il fallo, davvero one man show fino a questo momento Daniele Mariotti, 9 per lui sui 13 complessivi di Empoli, anzi sui 14, chiedo scusa, e adesso anche l'aggiuntivo per arrivare già in doppia cifra da solo. Va a segno dopo aver sbagliato in precedenza anche 2 liberi. E dunque 18-15, Empoli si riavvicina ad un solo possesso importante di distanza dalla Valentinas. Della Rosa con qualche difficoltà per Marconato, Barzanti braccato da Kappa, alla fine il fallo è di Matteo Pierangeli. Quarto fallo di squadra per Empoli, che arriva in bonus per Pierangeli, il primo fallo, rimessa per Bottegone, Giannini po' sbasso per Ganguzza contro Nobile, non si apre nessuno per il tiro, allora Ganguzza step back, non va, rimbalzo lo stesso Nobile, Terrosi gira sul blocco di Nobile, ottimo pick and roll che però non si concretizza, Pippo poi rischia la persa su Pierangeli, pallone che in qualche modo torna a Della Rosa, si fa tutto il campo, poi aveva premiato la penetrazione di Giannini che non c'è stata, Barzanti finisce per terra, non toccato da nessuno, Nobile prende un rimbalzone in attacco in testa a Marconato, e allora riapertura per Terrosi, ancora Mariotti per Pierangeli contro Giannini, prova a difendere in qualche modo Pippo e Pierangeli sbaglia. Della Rosa stavolta di astuzia
manda via K. E allora ultimo possesso del quarto per la Valentinas. Della Rosa in punta, il blocco di Marconato, Gianluca va a destra, fa saltare l'avversario e con una magia trova due punti davvero molto belli. Tiro di Pierangeli da metà campo che non va a bersaglio, dunque il primo quarto si chiude sul 20-15 per la Valentinas. Per Bottegone, Giannini, Della Rosa, Barzanti, Cuccarese che fa il suo debutto in campo e Roberto Marconato. Per quanto riguarda Empoli invece Mariotti, K, Nobile, Sesoldi e Pierangeli. Giannini gira sul pick and roll di Marconato, si apre per un altro tiro che stavolta non va a segno. Rimbalzo dunque comodo di Empoli che corre già dall'altra parte, Nobile brucia Marconato, il tiro non va a segno, rimbalzo di Barzanti che si fa tutto il campo, ottima palla sotto per Cuccarese, grande assist di Andrea Barzanti, primi due per Fabio. Pierangeli si butta dentro, Nobile, poi Mariotti torna fuori, non sa cosa fare, 10 secondi alla fine dell'azione, arriva adesso il blocco di Nobile per portar via Della Rosa, Mariotti rischia il doppio palleggio, Pierangeli si butta dentro alla fine dei 24, ne trova due, 5 per lui, 22-17, giustamente Peppe Valerio voleva l'infrazione di doppio palleggio, Marconato, Barzanti, Marconato gli porta via l'uomo, Barzanti poi non sa che fare, smanaccia ma Mariotti finisce per terra, per gli arbitri va bene così, Pippo tripla piuttosto forzata, K riapre subito per Sesoldi, contropiede, tiro da tre punti, va dentro. E dunque, anzi la tripla era di Gianni Ferrosi, 22-20. Ora di nuovo a un'incollatura Empoli, Della Rosa ancora con questa sfida con Nobile che si era già verificata in precedenza, Giannini si butta dentro, tiro piuttosto forzato in controtempo, tant'è che finisce dentro, 24-20, K, non ci pensa un attimo, spara anche lui da tre e adesso Empoli prova a impallinare, 24-23. Si segna abbastanza dopo due minuti con Empoli che si è riavvicinata, Della Rosa per Marconato, 8 secondi, fa saltare Nobile con l'aiuto del ferro, il capitano ne mette 2, 6 per lui e
26-23 per la Valentinas. Quando siamo al dodicesimo e spiccioli, tripla per Nobile che non va, rimbalzo di Pippo Giannini. Barzanti, Cuccarese, addirittura lui adesso a impostare quasi l'azione. Della Rosa braccata da Mariotti, per gli arbitri va tutto bene. Marco Nato si apre per la bomba del capitano. 9-29-23, si sente caldo stasera. Mariotti subito dall'altra parte prova a rispondere, fallo dello stesso Marco Nato che non è molto d'accordo su questo fischio per Marco Nato. Se non andiamo avanti il primo fallo, così è, dentro Colombini e Nicola Bongi, fuori Della Rosa e Pippo Giannini, miglior marcatore, anzi secondo miglior marcatore di Bottegone, con 8 punti dietro ai 9 di Marco Nato. Primo libero a segno di Mariotti che continua a tenere da solo a galla Empoli. Il secondo invece viene sputato dal ferro, si ferma 11 per il momento Mariotti, 29-24. Barzanti per Nicola Bongi, ancora Marco Nato, vorrebbe il pallone Barzanti, Marco Nato con una magia va fino in fondo, sbatte sul primo ferro, braccato da 4 avversari e alla fine il fallo è del numero 10 Gianni Terrosi, primo fallo, fuori Mariotti, dentro il numero 19 Lorenzo Berni, fuori anche Nobile e dentro Alessio Melosi con il numero 13, due liberi per Marco Nato. Dentro il primo arriva in doppia cifra il capitano che sta provando a trascinare i suoi questa sera in questa partita senz'altro delicata per la Valentinas. 2 su 2, 11 e adesso pallone nelle mani di Berni, e lui il play di riserva quando Mariotti sta a sedere. Se soldi prova a far tutto da solo, tiraccio, rimbalzo di Colombini che fa correre subito Bottegone, Marco Nato sotto per Cuccarese, spinto via da Tommaso Cappa. Cuccarese era andato vicino anche a trovare una realizzazione che non c'è stata, due liberi per Fabio. Nuovo cambio per Empoli, dentro Ghizzani e fuori Pierangeli. Dalla linea della carità, il primo c'è, terzo punto per lui, pronto a rientrare Lele Rossi. Nel frattempo 32-24 per la Valentinas, con Empoli che si era riportata davvero vicina. Quarto punto per lui, fuori Marco Nato. Eravamo 24-23 e dunque parziale 9-0, di 9-1 chiedo scusa, con un solo libero di Mariotti. Empoli dunque è tornata di nuovo dietro. Berni adesso gira su Nicola Bongi, trova uno spazio, apre per la bomba che non c'è, ma c'è il fallo di Andrea Barzanti su Alessio Melosi. Barzanti che va a dire agli arbitri che si è buttato, facendo anche il gesto degli occhiali e la maschera. Adesso uno degli arbitri va da coach Peppe Valerio a dire che al richiamo sia per Barzanti che per la panchina, tre liberi per Melosi.
Non c'è nemmeno il secondo. Empoli che per ora sta sbagliando abbastanza dalla lunetta, 3 errori per Mariotti, 2 già per Melosi. Questo c'è, il primo per lui. 33-25, dopo essere tornata sotto, adesso Empoli segna soltanto alla lunetta. Rossi, il taglio di Cuccarese non servito, Lele prova a fare tutto da solo, si infila in un vicolo cieco. Cuccarese, 8 secondi, passi non visti, Rossi dentro, scivola via, ma alla fine il fallo è dello stesso Melosi. 33-25, siamo quasi a metà del secondo quarto, la rimessa dal lato corto del campo per Andrea Barzanti. Cuccarese ha subito spazio, tenta il tiro da 2 punti, va dentro anche questo. Bello caldo Cuccarese stasera, 35-25. Blocco cieco di Sesoldi, il fallo di Barzanti però che spinge via. Barzanti, se no andiamo errati, è il secondo fallo. E dunque va in panchina, rientra Pippo Giannini. 5-25 all'intervallo lungo. Rimessa affidata a Melosi per Sesoldi, sotto ancora Melosi, rischia la persa. K, Ghizzani, il taglio di Sesoldi, braccato da Pippo Giannini. Stavolta il ferro lo aiuta, primi 2 del suo match, 35-27. Boggi per Cuccarese, vediamo, adesso non deve eccedere, si sente caldo, ma guai a forzare. Fabio prova a sfidare Ghizzani, torna fuori, ancora passo indietro, Giannini, 5 secondi, 4, in faccia a Melosi, una bomba da 8 metri, Colombini prova a smanacciare ma non ci riesce, e allora Melosi di nuovo dall'altra parte, anzi Berni, chiedo scusa, tiro di tabella, va dentro, prova a rimettersi in carreggiata con questo colpo da biliardo. Empoli con Berni, Cuccarese evita la persa, Rossi contro Sesoldi, prova a sfidarlo sul palleggio, torna fuori Bongi, Cuccarese spara da 3 punti, c'è anche questa, sono 9, con i ragazzi della DNG del Pistoia Basket in tribuna che ovviamente esultano assieme a lui, da Luca Severini a Martino Mastellari, che domani saranno impegnati nella trasferta della Giorgio Tesi Group a Bologna contro la Granarolo. Giannini 38-31, perché poi è arrivato il canestro di Tommaso K. Giannini apre per Bongi, brucia Ghizzani, ottima giocata di Nicola che fa scomparire e poi riapparire il pallone. 5 per Nicola, 40-31, 3-35 all'intervallo lungo. K rischia la persa, Cuccarese lo smanaccia via, ma il pallone rimane per Empoli, 10 secondi, Berni su Nicola Bongi, Berni fino in fondo, trova poi un'autostrada, Rossi in qualche modo sparacchia via, Pippo fino in fondo, il fallo e il canestro sulla mannaiata di Melosi. Per lui secondo fallo, 42-31, time out Empoli.
aggiuntivo per uno scatenato Pippo Giannini, doppia cifra per lui fino a questo momento, 10, può arrivare a 11, 42-31, più 11 per la Valentinas, così è. Bravo Pippo, davvero grande azione in precedenza, in velocità, 43-31. Berni per Mariotti, rientrato ovviamente in campo, braccato da Pippo, altro gran canestro con le mani in faccia di Giannini, 13 per Mariotti, meno 10 Empoli. Adesso Mariotti porta via il pallone lo stesso Pippo, prova a prendere il tempo con la stoppata, invece c'è il fallo e c'è anche il canestro. Pippo va a protestare con uno degli arbitri, il tocco che non c'era stato, e adesso rischia anche il tecnico e time out chiamato subito da Beppe Valerio. Dunque, ricapitolando, punto numero 15 per Mariotti e fallo di Pippo Giannini, e dunque si passa dal 43-31, parzialino di 4-0 per Pippo, è il secondo fallo, situazione falli per il momento abbastanza fluida, non c'è nessuno con tre penalità, visto che quelli messi peggio sono Giannini, Colombini e Barzanti per Bottigone con due, e Sesoldi sempre con due per la Computer Gross Empoli. Dunque si ripartirà con l'aggiuntivo per Mariotti, davvero fattore incontenibile fino a questo momento, 15 per lui, e Empoli che si è riportata sotto la doppia cifra di distanza, quando mancano 2 minuti e 49 secondi alla fine. Completa il gioco da 3 punti Mariotti, 16 per lui. Adesso è Pippo a impostare l'azione contro Ghizzani, Marconato, Colombini gira sul blocco lo stesso capitano, regala il pallone a Mariotti, e dall'altra parte Berni ha tutta un'autostrada per segnare il suo quarto punto, e dunque Empoli si riporta sotto 43-38. Adesso pressione a tutto campo della Computer Gross della Rosa per Marconato, non prende la bomba, Gianluca in angolo, Colombini si butta dentro, Rossi va a far carambolare il pallone sulle ginocchia di Nobile, e Beppe Valerio va a dire a Colombini di usare la testa, nel frattempo ci pensa in panchina perché rientra Barzanti. Rimessa per Della Rosa, 7 secondi, tiro velocissimo di Pippo che non va, rimbalzo comodo di Nobile, autostrada ancora per Empoli dall'altra parte, stavolta con Melosi, ne trova altri due, Empoli dal 43-31 si riporta al 43-40, parziale aperto il 9-0, Della Rosa prova a buttarsi dentro, riapre per la bomba del capitano, ci pensa lui ancora una volta a riaprire la scatola della zona di Empoli di coach Fioravanti, 46-40, un minuto e mezzo all'intervallo lungo, Mariotti voleva il tiro ma Ghizzani è finito alle sue parti, allora si torna fuori, blocco di Nobile, va per la tripla Mariotti ma è piuttosto corta, rimbalzo comodo di Marconato che lascia poi lo stesso Della Rosa, ancora Marconato si lascia ingolosire con un'altra bomba, stavolta non c'è, chiede scusa a tutta la squadra, Berni per Nobile, per Melosi, prova a buttarsi dentro contro Giannini, Ghizzani non trova niente, partita abbastanza in ombra fino a questo momento del numero 15 di Empoli, Della Rosa rischia la persa su Berni con un passaggio molto complicato di Pippo, Marconato, stavolta il fallo di Nobile, e due liberi per il capitano,
entra Terrosi per Nobile, è il secondo fallo. Due liberi ancora per il capitano sul 46-40. Dentro il primo, 15. Vediamo se raggiunge Mariotti a quota 16, con Mariotti che ha sbagliato anche tre tiri liberi. Marconato invece per il momento li ha messi tutti, e dunque 48-40. Prova a riallungare Bottegone, partita al punteggio abbastanza alto, quasi 50 punti segnati dalla Valentinas in questo primo tempo. E Melosi per Nobile, Mariotti, Della Rosa prova a portargli via il pallone, fino in fondo Mariotti, prende il palo, rimbalzo degli ali rossi, ultimo possesso per la Valentinas. Della Rosa, vediamo se Bottegone riesce a costruire al meglio questo tiro. Gianluca va nella parte centrale del campo, il blocco di Marconato, va a sinistra, vorrebbe il pallone Giannini, la bomba di Gianluca Della Rosa la chiude qui i primi 20 minuti, solo rete, 5 per lui. Allora andiamo a riepilogo dopo 20 minuti, 51-40 per la Valentinas. Per Bottegone Giannini 11 punti, Della Rosa 5 con gli ultimi 3 molto pesi, Rossi 4, Marconato 16, Bongi 5, Colombini 2, Cuccarese 9, per Empoli 2 Sesoldi, 3 Terrosi, 3 Melosi, 5 Pierangeli, 4 Berni, 7 K e 16 punti per Daniele Mariotti. Ci risentiamo più tardi, più 11 Valentinas. Si riparte al Pala Carrara per il secondo tempo del match tra Valentinas Bottegone e Computer Grossi Empoli. Un po' di numeri dopo 20 minuti, 62-37 di valutazione complessiva tra le due squadre. Bottegone che tira con il 67% da due punti e con il 43% da tre. Empoli che invece va con il 50% dalla media distanza, con il 36 dalla lunga. 18-14 rimbalzi per la Valentina, se come detto più volte durante la telecronaca, miglior rimbalzista Nicola Bongi con 4 carambole, seguito poi dalle 3 di Marconato e tanti a 2, mentre per Empoli ce ne sono 5 di Nobile. Per quanto riguarda i liberi, 100%, 9 su 9 per la Valentinas, mentre è più ferma indietro Empoli, 4 su 9. E quindi questi un po' i numeri, 10 a 6 il computo degli assist in favore di Bottegone, e 10 falli commessi dalla Valentinas contro i 9 della Computer Grossi Empoli. Si sta per ripartire, questi i quintetti che inaugurano il terzo quarto. Per Empoli Mariotti, K, Ghizzani, Terrosi e Nobile. Per Bottegone Della Rosa, Giannini, Colombini, Rossi e capitano Roberto Marconato, migliore dei suoi con 16 punti. Ghizzani invece per il momento impalpabile. Mariotti si butta dentro, apre per lo stesso Ghizzani, ma Lele Rossi allunga l'arpione, trova un bel recupero. Bottegone dall'altra parte, Marconato per Gianluca Della Rosa, il blocco del capitano, dalle sue parti va Ghizzani, apertura per Colombini, non prende il tiro, torna sotto per Marconato, fallo di Terrosi. Per Terrosi è il secondo fallo, ancora non particolari problemi di falli da entrambe le parti. Colombini per Della Rosa, ancora Marconato, si apre per un tiro che non prende. Pippo prova a buttarsi nel traffico, Della Rosa in qualche modo ritrova la maniglia, da 8 metri spara Gianluca e va dentro. Il match riparte come si era concluso,
i primi 20 minuti con una bomba siderale di Gianluca Della Rosa. Dall'altra parte Terrosi prova a replicare ma non va a segno. Nobile cerca un rimbalzo tapin che non arriva e dunque si torna in attacco per la Valentina sul 54-40. Rossi, tiro da tre non nelle sue corde, molto più la penetrazione con il canestro e il fallo. Bravo Lele, 6 per lui, 56-40, massimo vantaggio sul più 16. E Bottegone che in questo fine terzo quarto ha subito fatto capire che musica sarà per non dare tentativi di rimonta immediata a Empoli. Completa il gioco da tre punti Lele e dunque 57-40, parziale di 6-0 tra questo gioco di Rossi e la precedente bomba di Gianluca. Adesso Terrosi per Mariotti, prova a sfidare la Rosa, fallo netto e due liberi. Gli arbitri che continuano a redarguire la panchina di Bottegone, due liberi per Mariotti. Il primo è dentro di Mariotti, torna a essere da solo il miglior marcatore del match con 17 punti. I suoi numeri nel primo tempo, 6 su 11 al tiro per appunto 16 punti, 2 assist e 17 di valutazione. Della Rosa per Colombini, ha un'autostrada, ne mette due dopo che Mariotti aveva sbagliato il secondo. 59-41. Bottegone prova a prendere il controllo totale del match, K contro Della Rosa, c'è il canestro, c'è anche il fallo per Della Rosa, il secondo fallo di fila e sono anche due i falli complessivi dall'inizio del match per Gianluca. Nono punto per K, 59-43, meno 16 per Empoli. Non va il gioco a tre punti, rimbalzone di Lele Rossi che fa buon tagliafuori su Ghizzani. Della Rosa supera negli 8 secondi nel metà campo Colombini, Marconato, ancora apertura per Della Rosa, si apre Colombini per la bomba che non va, pallone poi che finisce oltre la struttura. Comunque buon tiro costruito da Bottegone contro la zona di Empoli. Ovviamente Fioravanti adesso prova a giocarsela così per cercare di recuperare qualche punto. K da tre non va, Mariotti però smanaccia lui rimbalzo, si mette in proprio, ne mette altri due, 19, davvero trascinatore e uomo ovunque di Empoli. Adesso Empoli non difende, Colombini va fino in fondo per altri due e stasera i giovani della Valentina stanno facendo bene. 9 per Cuccarese, 6 per Colombini, 8 per Della Rosa, sono senz'altro un fattore positivo. Mariotti, ottimo gioco a due con Nobile, il ferro lo beffa, ancora contropiede aperto della Valentina, Colombini braccato da K, fallo per lui e time out chiamato da coach Fioravanti.
Colombini. Punteggio senz'altro abbastanza alto questa sera a Palacarrara. Marconata, spazio per una bomba che non prende. Colombini si butta nel traffico, apertura complessa per Pippo Giannini, tripla in controtempo. Marconato finisce per terra, ma per gli arbitri va bene così. Mariotti elude la difesa di Bottegone. K non prende il tiro, lo prende Terrosi ma è corto. Rimbalzo di Roberto Marconato, poi Della Rosa riapre per Pippo Giannini, torna a schierarsi la difesa di Empoli. Bomba cortissima di Marconato, stava quasi per prendere il rimbalzo Colombini. Arriva il primo canestro nel frattempo di Ghizzani. Giannini prova a servire Marconato, poi Ghizzani smanaccia per Mariotti. Della Rosa un po' con il piede, un po' con il corpo, rimanda lontano il pallone. Empoli ci vuole ragionare sopra. 61-47, Mariotti gioca a due con Nobile, che però stasera sembra davvero non averne. Della Rosa dall'altra parte, fallo netto di Alessandro Ghizzani. Rientra Sesoldi, abbassa il quintetto Fioravanti. Ovviamente Empoli deve in qualche modo rientrare. Fallo di Ghizzani, pronto a rientrare Nicola Bongi. Vediamo per Ghizzani che tipo di fallo è. È il secondo commessi tutti e due in queste ultimissime azioni. E Empoli è già in bonus e dunque due liberi per Gianluca per provare a riportare Bottegone a un vantaggio più ampio. Mette il primo, sono 9 per i giocatori in doppio tesseramento con il Pistoia Basket, capitano della squadra di DNG biancorossa, che sta facendo molto bene nel duello con la Stella Azzurra Roma. 2 su 2, 63-47, adesso lo stesso Della Rosa prova a sporcare il passaggio di Ghizzani. Sesoldi si butta dentro, torna fuori per Mariotti, è il blocco ancora di Sesoldi. Mariotti può andare fino in fondo, K 4 secondi per chiuderla. Sesoldi tira un allontanamento in faccia a Rossi, non c'è niente. Colombini in qualche modo prova a smanacciare via rimbalzo e poi la rimessa è per Empoli. Della Rosa e Mariotti che hanno rischiato seriamente di stamparsi sui tabelloni. Fuori Lele, rientra Cuccarese. Lele un po' a corrente alternata questa sera e cambio in cabina di regia. Fuori Della Rosa, dentro Nicola Bongi. 63-47, difesa a uomo Valentinas. Mariotti prova a crearsi lo spazio per un tiro che non prende, lo prende adesso in faccia a Cuccarese. Altra bombona di Mariotti, 22 per lui, poi va a commettere fallo cercando di mettere pressione sulla rimessa della Valentinas e primo fallo di Mariotti, due liberi per Nicola Bongi. Primo libero va a segno per Nicola, sesto punto per lui, primi 5 realizzati quasi tutti all'inizio, ora sono 7. 65-50, Mariotti ovviamente tanti minuti in campo per lui, è rimasto fuori soprattutto nel secondo quarto. Bongi se lo perde, Mariotti fa 24, adesso pressione a tutto campo di Empoli. Bongi prova a uscirne, Ghizzani forse fa fallo, Bottegone ci arriva dall'altra parte, Cuccarese fa saltare tutti, ne mette due, doppia cifra per Fabio,
se non ricordo male è la prima in questo campionato, 11 per lui, 67-52 K, stavolta ottima difesa dei colombini, torna fuori Sesoldi, Mariotti prova a spingere via Bongi, 6 secondi, 5, Sesoldi prende posizione su Marco Nato, recupero perfezionato dallo stesso Cuccarese in tandem con il capitano, si torna nella metà campo offensiva, Bongi gira su Mariotti, Marconato prova a creargli lo spazio, pallone un po' fermo e fallo di Mariotti che sbraccia via Marconato, secondo per lui, pronto a rientrare in campo il numero 16 Pierangeli, fuori K, senz'altro positivo il suo apporto in campo, invece minuti a sedere per Claudio Nobile, rientra anche Barcianti. Per il momento fermo a quota zero, ma ricordiamo che sia lui che Nicola Bongi e Gianluca Della Rosa non sono in perfette condizioni dopo l'influenza patita durante la settimana, che Ganguzza ha giocato qualche minuto, per lui invece c'è problemi alle caviglie. Punto numero 17 per Marconato, 6-8-5-2, 4 minuti alla fine del terzo quarto, ancora 2 su 2, 18 per Marconato, deve essere 13 su 13 dalla lunetta per Bottegone, stasera implacabile fino a questo momento, e Pierangeli riapre per Sesoldi, Mariotti, Terrosi, post basso Ghizzani, si apre Pierangeli per un tiro comodo che prende ma non va, rimbalzo Nicola Bongi, poi fallaccio di Empoli, fallo di Ghizzani, è il suo terzo fallo, primo giocatore ad arrivare a quota tre falli, e dunque ancora lunetta Nicola, anzi 15 su 15 dai liberi per Bottegone, me ne ero persi due per strada, 16 su 16, ottavo punto per Bongi, mentre Empoli di liberi ne ha tirati 12 ma ne ha messi dentro soltanto 5, ancora 100% per Bottegone, nono punto per Nicola, 7-1-5-2, quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine del quarto, Terrosi prova a contenerlo Barzanti, Marconato poi prima con il braccio e poi con la gamba mette il pallone fuori, 13 secondi sul cronometro offensivo per la Computer Gross, sotto di 18 al Palacarrara, Cuccarese prova a contenere Pierangeli, poi perfeziona il recupero, Colombini prova a far tutto da solo, la passa a Cuccarese, ancora Nicola Bongi, Bottegone ci vuole ragionare sopra, il blocco lo stesso Cuccarese, manda tutti via Nicola Bongi, vediamo cosa va a inventarsi, si butta dentro, poi torna fuori, ancora dentro, rischia passi, Cuccarese non tira, tira adesso in controtempo, fallo di Mariotti e due liberi per un ottimo Cuccarese con Beppe Valerio che comunque gli dice di stare attento soprattutto in difesa, e dunque doppio cambio, Mariotti protesta con gli arbitri, fuori Mariotti, fuori Ghizzani, dentro Berni e Melosi, Mariotti se la prende con un cartellone pubblicitario, Cuccarese mette un altro libero, 12 per lui, 18 su 18 dalla lunetta, vediamo il secondo, dentro anche questo, 13 e più 21 Valentinas, partita al momento in ghiaccio per la squadra giallonera che stasera può chiudere praticamente in maniera definitiva il discorso salvezza e iniziare a pensare seriamente ai playoff, quando mancheranno poi ancora altre 6 partite alla fine della regular season, con altre 3 gare casalinghe e 3 trasferte molto complicate a Cecina,
Siena e Livorno, mentre in casa ci sono sfide leggermente più abbordabili. Barzanti prova da tre, ma non è assolutamente in forma. Dicevo, sfide casalinghe più abbordabili. Si chiuderà il campionato con il match di Livorno. In casa comunque Bottegone dovrà giocare ancora con Oleggio nell'ultimo turno. E adesso bomba senza senso di Terrosi, e Empoli che lentamente sta scivolando un po' fuori dal match, con lo stesso coach Fioravanti che non riesce a dare la scossa. E Bottegone che senz'altro ha approfittato per il momento di un'ottima serata ai tiri liberi e di un Cuccarese da doppia cifra. Marconato spara da tre punti, stavolta il ferro lo beffa. 73-52, un minuto e mezzo alla fine del quarto, smanacciate varie tra Barzanti e Sesoldi. Barzanti non contento del fallo, va anche a protestare, si prende il tecnico e va fuori. Rientra Pippo, Beppe Valerio se l'è un po' mangiato Barzanti, non l'ha presa senz'altro bene, e per Barzanti terzo e quarto fallo, libero per Terrosi che va a segno, 4 per lui. 73-53. Empoli sempre sotto di 20 quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo terzo quarto. Berni qualche difficoltà sul palleggio, poi apre per Melosi, braccato da Pippo Giannini. Melosi fa tutto bene fino ad andare in fondo, tiro sbagliato di Sesoldi e poi fallo in attacco di Pierangeli. Adesso Beppe Valerio quasi manda fuori dal campo Andrea Barzanti, e continua a protestare, gli ha detto di stare seduto. E dunque due liberi per Nicola Bongi. Bongi mette a segno il libero che per lui gli vale la doppia cifra, 10 per Nicola, primi 5 diciamo dal campo e poi i successivi tutti dalla lunetta. C'è anche questo 11 e andando avanti nella litania dei tiri liberi siamo a 21 su 21 per la Valentinas. Melosi sotto per Sesoldi, fa saltare Marconato, infrazione di passi, fuori il capitano, va a prendere fiato, rientra delle Rossi, più 22. Partita salvo stravolgimenti decisamente in ghiaccio per la Valentinas quando mancano ancora più di 10 minuti alla fine. Poi ricordiamo ci sarà la sosta, prossima settimana non si gioca per le Final Four di Coppa Italia a Rimini. L'anno scorso Bottegone c'era, le Final Eight, ma di Serie C. Bongi, Colombini alla fine dei 24, la bomba che non va, rimbalzone nel cuore dell'area per Pierangeli che lascia il consegnato a Berni, gira su Nicola Bongi, forse fallo. Berni riapre per Pierangeli e palla persa da Empoli, quindi 21 secondi alla fine del terzo quarto e l'ultimo possesso è proprio per la Valentinas. Bongi sopra la metà campo, vediamo cosa va a inventare il numero 11 la Valentinas. Il blocco di Rossi, poi il pallone per Nicola, 5 secondi, 4, Colombini, tiro abbastanza forzato, non va, però applausi per un tiro
comunque costruito bene. Dunque si chiude il terzo quarto sul punteggio di Valentinas 75, Computer Gross Empoli 53. Questi ultimi 10 minuti Mortegone ovviamente deve mantenere la calma, la tranquillità. Il vantaggio è molto molto ampio, Empoli sembra quasi non averne già più, però 22 punti sono un margine davvero molto molto interessante. Pallone per le Rossi, Colombini brucia Sesoldi, sotto per le Rossi, Sesoldi poi rimonta e perfeziona il recupero. Il resto del quintetto per Bottegone è Giannini, Cuccarese, Della Rosa, mentre per Empoli ci sono Terrosi, Sesoldi, Berni, Pierangeli e Melosi. Pierangeli da tre punti, va a segno. Per ora tutti i big di Fioravanti sono a sedere, vale a dire Nobile, Mariotti e Ghizzani soprattutto. Della Rosa contro Berni, lo manda fuori giri, Gianluca tenta un tiro abbastanza complicato, rimbalzo di Pierangeli, non bisogna affrettare troppo le conclusioni. 19 punti di vantaggio, Berni per Terrosi, cerca l'apertura per Pierangeli, ma Pippo Giannini capisce tutto, è lui a impostare l'azione, va a sinistra girando su Lele Rossi. Della Rosa, ancora difesa mista a zona, Colombini, Rossi, 4 secondi, fa saltare l'avversario, tiro comodo che non va a segno e poi fallo di Terrosi. Ottimo rimbalzo offensivo di Leo Colombini, con Marconato che incita i propri compagni in campo e time out chiamato da coach Beppe Valerio.
Cremonese rimette per Rossi, Colombini, ancora Gianluca Della Rosa, ancora difesa zona di Empoli, forse fallo su Pippo, non avvisato agli arbitri, Cuccarese in qualche modo tiene vivo il pallone, tiro in controtempo, ma stasera a Cuccarese entra di tutto e sono 15, 7-7-5-6, tripla tentata da Pierangeli che non va a segno, Della Rossi finisce per terra, rimbalzo di Colombini. Bottegone aspetta il rientro di Lele Rossi, quasi alle hop per Cuccarese e poi antisportivo di Sesoldi. Ricordiamo Cuccarese e Della Rosa molto affiatati anche in DNG, basta vedere su Facebook i video spettacolari che fanno durante gli allenamenti, ne hanno già realizzati un paio con schiacciate e quant'altro, ovviamente si divertono i due giocatori, adesso due liberi per Bottegone, Cuccarese mette il primo, 16 per lui. Rossi continua a dire qualcosa a Mariotti, Beppe Valerio capisce subito quello che sta succedendo, è pronto a entrare Roberto Marconato, si danno il 5 Mariotti e Rossi, secondo per Cuccarese, stavolta lo sbaglia, primo errore dalla lunetta della serata, 22 su 23, direi però che ci si può tranquillamente stare. Beppe Valerio adesso va a catechizzare Lele Rossi, soprattutto per non protestare quando le partite sono in ghiaccio come in questo momento, con i 22 punti di vantaggio la Valentina, se non bisogna rischiare sciocchezze. Della Rosa prova a mandare a spasso Pierangeli, apre per Marconato. Della Rosa bocca Sesoldi, arcobaleno che non prende nulla, Cuccarese prende un altro rimbalzone, adesso Empoli inizia un po' a smanacciare, quarto fallo se non vado errato per Mariotti, fuori Sesoldi, rientra Nobile, adesso bisogna non innervosirsi. Mariotti continua a protestare con gli arbitri, ma continua ad andare tutto bene così. Cuccarese fa 17. E poi fa anche 18. E dunque 24 su 25 dalla lunetta. 80-56. Ancora Mariotti che un po' provoca. Berni, Nobile per Melosi, fallo terminale di Colombini e due liberi per Empoli. Dentro Ghizzani, fuori Pierangeli. Due liberi per Melosi, Empoli ha sempre grosse difficoltà a segnare, dicevamo inizialmente, squadra che viaggia sui 65 punti di media in questo campionato di Serie B, Empoli che è nel gruppetto al penultimo posto, due liberi a segno per Melosi, 80-58, Della Rosa con Marconato che gli crea lo spazio nei confronti di Berni, supera al settimo secondo la metà campo Della Rosa, pronta a rientrare anche K, Gianluca un po' troppo con il pallone tra le mani, prova a sfidare Nobile, lo fa saltare due volte, si butta dentro Gianluca, forse falli su di lui e alla fine palla persa, stavolta ha un po' indugiato troppo Gianluca. Fuori Melosi, dentro K.
sta per ripartire, 6 minuti e 56 secondi alla fine di questo match, nona giornata di ritorno del campionato di Serie B, 80-58 per la Valentinas nei confronti del Computer Gross Empoli. Ghizzani gira su Cuccarese, fallo nel numero 20 Valentinas, due liberi per Ghizzani, per Cuccarese il secondo fallo. Vediamo Ghizzani che ha segnato fino a questo momento 3 punti, primo libero entra e esce, e conferma la serata piuttosto pessima nel tiro dalla lunetta per Empoli, fa 0 su 2 Ghizzani tirando un mattone, secondo libero, rimbalzo di Colombini, esce dalla propria metà campo. Ottima serata anche per Colombini in un match che nel quale Bottegone si presentava con tante difficoltà dal punto di vista dell'infermeria, invece i giovani hanno trascinato la Valentinas fino a questo momento verso un match che sembra in controllo. Mariotti fino in fondo, Giannini prova la stoppata, non vi riesce, 26 per Mariotti, unico giocatore di Empoli in doppia cifra, ha segnato quasi la metà dei punti nella squadra di Coccia Fioravanti. Adesso Cuccarese braccato da Ghizzani, Colombini prova a uscire dal pressing, Cuccarese prova a prendere il pallone, alla fine finisce le mani di Mariotti, voleva i passi Beppe Valerio, tripla fortissima di Berni e rimbalzo perfezionato tra Cuccarese e Della Rosa, Bottegone può tornare in avanti. Colombini tripla un po' fuori ritmo, di quelle che non piacciono tanto agli allenatori. Beppe Valerio non si arrabbia più di tanto, c'è da tornare in difesa, Berni spara lui da tre e qui c'è la sciocchezza di Colombini, frustrato anche dall'errore precedente, canestro da tre punti di Berni e fallo aggiuntivo di Colombini che va a sedersi. Rientra Barzanti che ha quattro falli, ma c'è time out chiamato da Beppe Valerio. Segnato 7 punti e tali rimangono. Rimbalzo di Marco Nato, Ghizzani prova in qualche modo a portargli via il pallone, poi raddoppiato Cuccarese, la rimessa è per la Valentinas affidata alle mani di Andrea Barzanti. Della Rosa per Marco Nato, ancora Barzanti, vuole il pallone Cuccarese, Della Rosa, il blocco di Marco Nato per cercare di creargli lo spazio, 6 secondi, 5, Gianluca spara a 3 punti, la prova quasi di tabella, l'ultimo tocco è di Ghizzani, 14 secondi sul cronometro offensivo per la Valentina, 80-63. Cuccarese subito da 3 punti, si sente caldo ma non bisogna forzare così tanto. Mariotti adesso c'è da concentrarsi in difesa, Giannini lascia lo spazio a destra a Terrosi che invece va a sinistra, Ghizzani stoppone di
Roberto Marconato. Ghigiani si fa anche un po' male, è ricaduto male della rosa. Giannini ancora della rosa. Montegore ha bisogno di tornare a sbloccarsi in attacco per non far riavvicinare troppo Empoli, e stavolta sfortunato Pippo. Pallone che entra, esce Mariotti. Vediamo il prossimo minuto, è senz'altro decisivo. K, Nobile, non tira da tre. Terrosi, Nobile gli crea lo spazio, fallo di Marconato. Quarto di squadra per la Valentinas. Pronto a rientrare Lele Rossi, in campo anche il numero 16 Pierangeli, fuori Ghigiani che si è fatto male. Sempre lì Mariotti, spara a tre punti, altro fallo. Questo un po' più dubbio sulla conclusione da tre punti del bombardiere di Empoli. Il fallo di Della Rosa, terzo per lui. Mariotti va per il primo, assegno, arriva a quota 27. '80-64, 4 minuti e 0,5 alla fine. 80-65, sono 28 adesso per il capitano della Computer Gross, e diventano anche 29. C'è da trovare un canestro per riavere un minimo di tranquillità. Della Rosa, Barzanti, ancora Gianluca in punta contro Terrosi. Della Rosa per Marconato. Giannini adesso è venuto un po' di braccino a Bottegone. Stoppone di Mariotti sullo stesso Giannini. Nobile ritorna dall'altra parte del campo. 80-66, attenzione, K per Terrosi, prende la bomba, non va. Rimbalzo di Pippo Giannini, 3-28. Senz'altro l'impresa è ardua per Empoli. Il Fioravanti prova a spingere i suoi, la bomba finalmente di Pippo Giannini, riesce a aprirla lui la scatola. 83-66, il canestro che ci voleva e che ridà un po' di fiato a Bottegone, che non segnava da una vita. Dall'altra parte K sbaglia, Bottegone che ha segnato, che aveva segnato fino a questo momento soltanto 5 punti nel quarto. 2 minuti e 54 alla fine. Della Rosa, Marconato, Giannini prova a buttarsi dentro, torna fuori, arcobaleno su Nobile e due liberi per Pippo. Ghigiani, due liberi per Pippo, dentro il primo, 15 per Giannini, che rimane quindi in media campionato. Sbaglia il secondo, Pippo che è uno dei migliori 5 marcatori del girone. Ghigiani prova a buttarsi dentro contro tutti, trova due punti, per lui sono 5. Della Rosa, 2 minuti e mezzo, Empoli prova a fare pressione tutto campo. Barzanti non si lascia ingolosire dalla tripla comoda, ovviamente Montegone deve giocare con il cronometro in mano. Ancora difesa a zona, Marconato, Della Rosa. Empoli vuole sfidare Montegone, tira a tre punti, Marconato dall'angolo, non va. 2 minuti e 10, c'è da difendere ancora un paio di azioni, però bisogna difendere seriamente, anche se Terrosi sbaglia la tripla. Mariotti però prende il rimbalzo offensivo, gira su Nobile, ancora Mariotti, stavolta è lungo, ma rimbalzo ancora una volta di Pierangeli. Bottegone si è un po' addormentata, convinta di aver già ampiamente vinto la partita. Ghigiani si butta dentro, sotto per Nobile, due punti facile per Nobile, sono addirittura i primi due del match, che arrivano
al 38esimo e 20 secondi. Barzanti per Della Rosa, 1 minuto e 35, ma insomma ormai la partita sembra aver davvero poco da dire, anche se Della Rosa va a sbattere sul Nobile, rimane per terra, dall'altra parte invece va a sfondare Pierangeli. Però colpo per Gianluca Della Rosa, e speriamo non sia niente di serio, anche se è rimasto per terra. Esce Gianluca, fuori Della Rosa che lancia occhiatacce a uno degli arbitri. Beppe Valerio deve ridarguire anche lui dopo Barzanti e Cuccarese, ma ormai siamo vicini a questa vittoria per la Valentinas. 1 minuto e 10 più 14, Pippo per Lele Rossi, sfida Pierangeli, si butta dentro, Marco Nato in qualche modo la tiene viva, sbaglia ma prende rimbalzo, Barzanti non tira e si entra nell'ultimo minuto. Bottegone si porta a casa questi due punti molto molto importanti, perché come dicevamo in precedenza chiude il discorso salvezza. Finiscono nel frattempo 24 secondi, sale a quota 22 punti in classifica, visto il turno di riposo recuperare su Piombino. E adesso coach Fioravanti chiama time out a 48 secondi dalla fine, probabilmente perché c'è qualche discorso di differenza canestri rispetto al match di andata. Che vide vincere Empoli in una sfida comunque molto, molto infuocata al Palalazzeri, come sempre succede da tradizione. Finì 74 a 57, con quindi vittoria 17 punti per Empoli. E per quello che può contare, adesso prova a giocare sulla differenza canestri, insomma ci sembra un po' anche abbastanza improvvisata questa mossa. Nel frattempo in curva appare lo striscione Mamma butta la pasta, perché ormai il match è finito. Rimessa di nuovo per Empoli, trascorso un secondo, 84-70, tiro da tre che non va, anche se in precedenza c'era stata il tocco sulla linea di fondo campo di Pierangeli. E dunque rimessa per la Valentinas, vediamo a questo punto se si riesce anche a ribaltare la differenza canestri rispetto all'andata. Bongi ha preso una botta, Marco Nato, Pippo Giannini da tre punti, va a segno e la rimette in parità fino a questo momento, 18 punti, 87-70. Vediamo Terrosi per Nobile, giro e step back su Marco Nato, due punti. Time out adesso per Bottegone, avanti di 15, ribadiamo ci sono 17 punti di scarto rispetto alla partita di andata, e anche se dopo questa vittoria Bottegone si porta a 8 punti di vantaggio nei confronti di Empoli, e con 1-1 negli scontri diretti, e adesso ci sarà da stabilire la discriminante per quanto riguarda la differenza canestri.
20 secondi e 7 decimi. Vediamo Bottegone che probabilmente andrà all'ultimo tiro senza accelerare un ulteriore possesso. Marconato, e lui prova ad avvicinarsi. Giannini, fallo di Berni, due liberi con Fioravanti che protesta con uno degli arbitri, chiedeva qualche infrazione di passi che a suo modo di vedere non sono arrivate in questa partita. Due liberi per Pippo, assegno il primo, 19 e poi 20, 28 su 29 dalla lunetta. Sempre più 17, Mongi va a fare fallo e adesso ci saranno due liberi per Berni. Più 17, Berni mette il primo per provare a tenere questa benedetta differenza canestri a favore di Empoli. Ottavo punto, diventano 9. Vediamo Mottegone, Giannini, Barzanti da 3 punti, non ne ha messa nessuna in tutta la serata e sbaglia anche l'ultima. Nobile fa quasi canestro da casa sua, ma la partita finisce qui sull'89 a 74. Bottegone non riesce a ribaltare per due punti la differenza canestri, ma obiettivamente ci sembra di poter dire poco male. Andiamo al riepilogo per Empoli: 2 Sessoldi, 4 Terrosi, 5 Melosi, 5 Ghizzani, 8 Pierangeli, 4 Nobile, 9 Berni, 9 K e ovviamente 29 per Daniele Mariotti. Per quanto riguarda Bottegone, 20 Pippo Giannini, 10 Della Rosa, 7 Rossi, 18 Marconato, 11 Bongi, 6 Colombini e 18 per Fabio Cuccarese. Ribadiamo il finale dal Pala Carrara, 89 a 74 per la Valentinas nei confronti della Computer Gross Empoli. Il discorso salvezza si chiude qui questa sera per Bottegone. Adesso si può pensare davvero in maniera totale ai playoff. Da Saverio Melegari e a tutti gli amici di TVL Sport TVL, la più cordiale buonasera, a risentirci per il prossimo match casalingo della Valentinas in programma il prossimo 28 marzo.